mondo è quello della preservazione delle peculiarità e delle tradizioni che hanno contraddistinto e che devono continuare a contraddistinguere la festa dei Gigli di Novi. È su questi elementi che poi si consuma il distinguo tra la festa dei Gigli di Nola e le altre feste dei Gigli che vengono celebrate negli altri paesi. Qui vi è una tradizione, qui vi è un percorso religioso, qui vi è un percorso dei Gigli storico, qui vi è una sequenza di corporazioni, cioè qui ci sono una serie di regole che nascono appunto da quella che è la tradizione dei Gigli a Nola. Ora, Tony, tu mi chiedevi delle iniziative di quest'anno. Quest'anno abbiamo investito tantissimo in termini di risorse umane sul versante della promozione della festa dei Gigli nel mondo. Del resto, questa è una delle primarie funzioni che deve svolgere la Fondazione Festa dei Gigli. Da statuto fu costituita proprio con questi due obiettivi, ho detto prima, promozione e conservazione e tutela della tradizione. Quest'anno in termini di promozione abbiamo investito tantissimo, come dicevo prima, sia in termini di risorse umane che in termini economici, perché a cominciare dalla Piazza Duomo, dove saranno presenti per domenica mattina due tribune a pagamento a disposizione degli ospiti che in maniera massiccia, come solitamente accade, interverranno in occasione della processione dei Gigli Pomeridiani e della ballata dei Gigli Mattutina, i cui biglietti sono acquisibili online sul circuito azzurro al costo di 5 euro più 1 euro di prevendita, o per chi non fosse abituato a navigare sulla rete e a fare acquisti online in città, sono vendibili presso l'agenzia di viaggi Nuvola. Quindi accoglienza innanzitutto. In aggiunta a questo abbiamo data una nuova veste grafica ai totem che vedete svettare in città. Le foto che abbiamo riprodotto sui totem sono opera di fotografi professionisti che hanno collaborato con la Fondazione Festa dei Gigli per la realizzazione di questa nuova veste grafica che abbiamo dato. Persiste l'illuminazione architetturale che abbiamo già sperimentata e migliorata quest'anno, abbiamo sperimentato negli anni passati e migliorato quest'anno, persiste l'imbandieramento della città che cerchiamo di far crescere anno per anno. In aggiunta a questo, voglio dire che promuovendo l'immagine della festa dei Gigli di Nola nel mondo, abbiamo acquisito spazi su testate giornalistiche. Domani il Corriere del Mezzogiorno, inserto del Corriere della Sera, inserto regionale campano del Corriere della Sera, dedica alla festa dei Gigli di Nola un'intera pagina. Altrettanto accadrà mercoledì, giorno di San Paolino, sul Mattino, questa volta non in pagina locale, ma in pagina nazionale, di tal che sarà leggibile da Aosta a Palermo, da Sassari a Trieste, voglio dire, raggiungerà tutta l'Italia e in aggiunta abbiamo 10 presenze sul Mattino online con riferimento al manifesto, alla pubblicazione a cui ho fatto riferimento. Abbiamo acquisito spazi promozionali del manifesto della Festa dei Gigli in tutti i capiluoghi di provincia della regione Campania, con spazi 6x3. Abbiamo acquisito spazi per manifesti 1,70 m nella città di Benevento, in una serie di città della Campania, dove a Napoli invece siamo presenti con manifesti di dimensioni 70x100x140, perché lì la fissione avviene in maniera diversa. Abbiamo tra l'altro creata una sinergia grazie alla disponibilità dell'ente provinciale del turismo, per cui condivideremo con l'ente provinciale del turismo di Napoli i corner di cui l'EPT dispone sia nella stazione di Piazza Garibaldi sia nell'aeroporto di Capodichino.
dove insieme al personale dell'EPP saranno presenti delle hostess che divulgheranno materiale promozionale della festa dei Gigli. Ci siamo mossi a 360 gradi, negli alberghi di Napoli ci sono pieghevoli della festa dei Gigli che vengono distribuiti agli ospiti. Abbiamo cercato di dare la migliore e più ampia diffusione della consapevolezza che una città che vuole essere una città che si apre ai turisti e deve essere in condizione di poterli ospitare adeguatamente. Domenica, a partire già da stasera, saranno presenti una serie di unità hostess e steward in città che accoglieranno i turisti. Abbiamo due infopoint realizzati, uno in sinergia con Proloco, l'altro lo abbiamo in Piazza Immacolata all'ingresso della città. In Villa Comunale. Voglio dire, abbiamo cercato di coprire tutti quanti gli spazi necessari nei quali promuovere l'immagine della festa dei Gigli 2016. Credo che questo sia un progetto nuovo, un progetto forte, un progetto che dà vigore alla festa dei Gigli, un progetto che si muove nell'ambito di quella immagine di internazionalizzazione della festa dei Gigli, alla cui immagine la Fondazione lavora sin dal primo giorno della sua costituzione. Allora, per il momento facciamo salutare prima al nostro ospite, che è la prima volta che lo vedo qui in radio Andina Campagna, a Umberto e a Antonio, e poi passiamo a qualche brano. Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie a tutti. Per me è un onore essere qui in radio. E io aggiungo solamente una cosa, una città civile è una città che deve sapere accogliere. Il progetto accoglienza è un progetto su cui la Fondazione ha sempre puntato. L'obiettivo è quello, come diceva il Presidente, di migliorare il progetto accoglienza. Questo lo possiamo fare solamente attraverso la compartecipazione. Cioè tutti quanti noi nolani dobbiamo fare sistema, non dobbiamo pensare ad una festa singolare, ma dobbiamo tutti quanti convergere verso un unico obiettivo che poi è potenziare quella che è la risorsa della nolanità, la festa di Gigli. Esatto, tutte le cose sono così, se si fanno tutti quanti in pace, noi dobbiamo crescere in questo senso. Grazie. Allora, Antonio, vuoi salutare? Sì, anche per me innanzitutto ringrazio la solidarietà a te, Tony, grazie a tutti i nostri radioascoltatori che ci seguono. Approfitto per fare ovviamente gli auguri per tutti noi, nolani, ma soprattutto ai tanti visitatori che affolleranno la città, soprattutto nei giorni clou di venerdì, sabato e domenica. Approfitto solamente per sottolineare, sicuramente l'avrebbe fatto già il Presidente, lo farà magari anche dopo, Raffaele Soprano, l'iniziativa che quest'anno la Fondazione porta avanti, come ufficio stampa stiamo cercando di divulgare, è quello del giro sostenibile, di avere anche soprattutto nell'ambito del progetto legalità, sostenibilità, quello di avere un grande rispetto anche per l'ambiente. Quindi saranno posizionati dei corner ecologici a ridosso proprio del percorso, quindi l'invito a tutti di condividere il messaggio che è sulla pagina Facebook. L'abbiamo pubblicato già due volte. Sulla pagina Facebook della Fondazione, e soprattutto, come dire, un po' di sforzo da parte di tutti, se abbiamo una carta, una lattina, una bottiglia, invece di buttarla semplicemente a terra, raggiungiamo il primo corner ecologico disponibile, saranno almeno 12, quindi cerchiamo di fare uno sforzo anche in questo senso. La città più pulita restituirà sicuramente una festa più bella, più rispettosa dell'ambiente. Anche questo è importante nell'economia di un salto di qualità della nostra kermesse. Ok, vediamo un attimo cosa vuol dire ancora il nostro amico. Volevo aggiungere che il progetto di sostenibilità è un progetto anch'esso sperimentale. Quest'anno noi l'abbiamo avviato il giorno prima della festa, lì dove si manifestano delle criticità. È chiaro che poi col tempo questo progetto sostenibilità
riguarderà un po' tutto l'arco temporale. La critica fa pure bene. Certo, se è costruttiva, ma si cresce, si gratifica costruttiva. Si cresce e poi ci gratifica pure. Dicevo, è sperimentale, è chiaro che poi investirà tutto l'arco temporale, piano piano, l'arco temporale della festa. Ok, mandiamo un po' di musica, sempre Cantagiglio Folk, ricordando che mercoledì sarà l'ultima trasmissione al mattino in diretta, poi vedremo chi ha vinto come missione, eccetera, faremo i premi, li daremo lunedì, non dimenticate, in Piazza Duomo, alle ore, a partire dalle ore 20, con me ci sarà anche Antonio, la ex Mix, insomma, stiamo un poco situati bene e in posizione Piazza Duomo, e che sicuramente ci saranno tante persone, con la speranza, siccome che molto presto arrivano le presenze. Vai con la musica.